Mentre la sala, ritornata al suo splendore perduto, ha ripreso completamente a funzionare, Kratos e Atreus sono pronti a varcare per la prima volta le porte verso un regno sconosciuto, il regno di Alfheim. Diciamo subito come la runa che conduce al regno di Alfheim sia solo che indica il sole. Come quando ci si avventurava presso i boschi della strega, anche questo pare un luogo vivace e pieno di vita. Freyja nota subito ad ogni modo che qualcosa non va come previsto. In lontananza notiamo effettivamente una sorta di fascio di luce aeggersi nel cielo, è come un flusso d'acqua esso sembra divergersi in diversi zampilli, fatti però della luce stessa. Freya afferma come la luce si veda appena, cosa che Kratos ed Atreus non possono notare perché non hanno mai visto prima d'ora la luce di Alfheim. Freya afferma come la luce si trovi nel centro del Tempio ad Anelli e sia fondamentale per poter ricaricare il Bifrost. Ma subito dopo aver finito queste parole, un nuovo problema subentra immediatamente, anche se di tutt'altra natura. Come descritto in episodio 4, Odino ha preso delle precauzioni perché Freya non possa viaggiare oltre Midgard, sebbene lei ci provi comunque. Il suo gesto fa ben dimostrare come sia una persona di buon cuore, anche se fra non molto quando avremo nuovamente bisogno del suo aiuto, potremo nuovamente evidenziare le sue mezze verità. Freya ad ogni modo sta scomparendo. La maledizione di Odino funziona ancora perfettamente e nessuno può per il momento annullarla. No, 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 maledizione, che succede? Per ripristinare la magia del Pitrost, devi entrare nella luce. Sta bene a perdere, farti prendere, dentro. no, Freya non fa in tempo a finire la frase e subito viene scaraventata chissà dove. Noi sappiamo che è tornata dietro a Midgard, direttamente verso la sua casa possiamo anche presumere, o quantomeno nei pressi di essa, perché se notiamo il luogo che il portale alle sue spalle mostra, esso è inequivocabilmente il bosco dove essa vive. Poniamo un minimo di attenzione alle parole pronunciate prima che svanisse. Per ricaricare il Bifrost, entrando nella luce, pare essere la cosa fondamentale, ma Freya fa anche riferimento a qualcosa a cui stare attenti, sebbene non riuscire ad avvisare Kratos riguardo cosa dovesse fare attenzione. Atreus è sconvolto dall'accaduto, Kratos prova a tranquillizzarlo a modo suo e dunque pensa immediatamente a proseguire. Senza la luce, non lo scordiamo, loro sono bloccati qui, in quanto non è possibile utilizzare il tempio senza di essa. Quello che ci si pone dinanzi è il Ponte di Tyr, il che indica come anche nel regno di Alfheim vi siano ancora opere dedicate a questo dio, costruite per garantire pace e collaborazione in ogni regno. Se osserviamo giusto un minimo però, notiamo che vi sono nei dintorni delle torri, identiche a quelle che abbiamo veduto nel lago dei Nove. Ora questo fa sollevare non poche questioni. Ad esempio, quando qualcuno viaggia col Tempio di Tir, esattamente cosa accade al Tempio a Midgard? Si muove verso un altro regno? Esso rimane utilizzabile da altri? Viene cambiato sul luogo dove il tempio si trova accedendo a uno dei regni e dunque il tempio si sposta verso tale luogo? Ma dunque cosa rimane a Midgard? La presenza delle altre torri nel regno di Alfheim, di cui comunque non possiamo vedere le rune, queste torri che presupponiamo abbiano lo stesso scopo di quelle nel lago dei Nove, indica come minimo che anche da Alfheim sia possibile viaggiare verso ogni regno se si utilizza il tempio di Tyr, come del resto è possibile da ogni altro regno. Come Freya diceva in effetti quando giustava le capacità dell'albero, senza la torre corrispondente, nessuno è in grado di viaggiare verso alcun luogo di tale regno usando il tempio, e neppure da qui, infatti, è possibile viaggiare verso Jotunheim. Questo è importante notarlo perché non vi è una torre per Jotunheim in nessun altro regno, se non vi è a Midgard. Non ve ne sono nove diverse, ma la stessa condivisa per ogni regno. E quindi, dato che la torre del lago dei nove è scomparsa, nessun regno la possiede. Si potrebbe dire dunque che siano condivisi in ogni regno, come il tempio stesso, che rimane un nome presente in ogni regno. Se le torri del tempio di Tyr solo la sala si noti, e non quanto esterno ad essa, rimangono fisse nello spazio dei Nove Regni, esse assumono dunque il ruolo di punti cardine per viaggiare, poiché è tutto il resto che cambia attorno ad essi. Potremmo dire dunque che la sala del viaggio fra i Nove Regni è un punto in qualche modo condiviso in ogni regno e a cui chiunque può accedere. A sostenere questa mia teoria è proprio quanto appena avvenuto con Freya. La maledizione di Odino si attiva a pochi secondi dopo aver varcato le soglie di Alfheim, che non è Midgard, sinché lei rimane nella Sala del Viaggio. La maledizione non ha effetto su Freya perché lei è ancora Midgard, essendo dentro la Sala, anche se la Sala sta aprendo il portale per Alfheim. Ad ogni modo, non credo vi siano un numero infinito di sale per ogni regno, e se ne crei una diversa per ogni visitatore della sala che voglia utilizzarla. Se immaginassimo ad Alfheim una fila di viaggiatori con le proprie destinazioni, l'unico modo per far sì che essi possano viaggiare è raggrupparli per regno di destinazione, in quanto non vi sono infinite sale da usare nello stesso momento. Ma cosa succede se qualcuno sta rimando verso Alfheim da qualsiasi regno? E se accade contemporaneamente? Se vi sono due persone che viaggiano verso Alfheim, una da Midgard e una da Asgard, dovranno attendere che una delle due finisca il proprio viaggio affinché la sala sia riutilizzabile? Questioni che ha senso porsi, ma non credo che tali trovino risposte concrete e non credo nemmeno sia sensato provare ad avanzare ogni ipotesi possibile adesso. Magari in futuro proverò con un video dedicato solamente alla sala del viaggio ad avanzare teorie su tali questioni. Adesso andiamo avanti. A quanto pare non bisogna aspettare molto per trovare già degli impedimenti. Una sorta di vigneto rosa blocca il percorso. Sembra sicuramente una creatura organica che pare intrecciarsi e formare una sorta di radice rosa che impedisce il passaggio. Vi è per fortuna un punto debole nel mezzo, completamente non protetto. Come noteremo presto Alfheim pare essere piena di questo vigneto, che non conosce limiti e sembra potersi riprodurre su ogni superficie senza problemi di sorta. Da notare come l'intreccio che Kratos distrugge tramite l'ascia è solo una delle forme di questo misterioso vigneto, perché se notiamo sul pavimento, ma anche sui muri, possiamo notare degli stadi diversi o semplicemente delle forme diverse del vigneto in questione, ad esempio dei tentacoli. Wow, che succede? Non ci interessa, concentrati. Come vediamo, qui vi è un clima tutt'altro che di pace. Una lotta fra gli elfi chiari e scuri percorre le lande di Alfheim e da secoli queste due razze si contendono il possesso della luce di Alfheim e pare il possesso della luce sia stato scambiato fra le due fazioni più di 230 volte. La luce stessa ovviamente fa molta gola, essendo il mezzo principale per poter consentire il viaggio attraverso i nove regni. Gli elfi possiedono certamente il monopolio dei metodi sicuri per viaggiare controllando la luce. Tale guerra ha dei collegamenti in qualche maniera con un personaggio già citato in precedenza, ovvero Freyr, di cui abbiamo parlato nel quarto episodio. Freyr ha donato in passato il controllo della luce agli elfi chiari, garantendo loro il più lungo periodo di egemonia su tale strumento. Essendo Freire un dispensatore di pace, possiamo credere di considerare gli elficchiari anch'essi con intenti pacifici, ma come Kratos farà notare ben presto, non è saggio parlare di tali questioni se non si conosce a fondo la storia. Non sappiamo cosa sia effettivamente accaduto durante tale guerra e probabilmente non lo sapremo mai. Ridurre il tutto a generalizzazioni fra buoni e cattivi non è mai qualcosa di saggio. Ad ogni modo, con la scomparsa degli dei Vanir e della loro protezione nei confronti degli Elfi Chiari, gli Elfi Scuri hanno ottenuto una nuova occasione per provare a stabilire il loro controllo sulla luce. Indirettamente e non le vicende di Kratos e di Atreus avranno un grosso impatto su questo conflitto, come potremo vedere. Uccidono ancora gli Elfi Chiari. È la guerra. Ed è finita. Gli Chiari hanno perso. Oh. Questa scena fa notare come gli elfichiari siano abbastanza incapaci di difendersi contro l'aggressione degli scuri, in qualsiasi modo, e non vedremo mai usarli nulla di offensivo, magico o fisico che sia. Forse quello a cui assistiamo è uno scontro impari, che vede dei semplici cittadini chiari e non dei soldati affrontati con i guerrieri Scuri. Ci sarebbe da chiedersi: se tutti gli elfichiari siano come ritratti in questi combattimenti, come è possibile? Che gli Elfi scuri abbiano trovato così tanti problemi nel controllare la luce, se i loro nemici paiono completamente incapaci di contrattaccare almeno in apparenza. Gli elfi scuri, a differenza dei Chiari, sembrano dei veri guerrieri, armati con una sorta di lancio di tridente, se preferiamo, capaci di lanciare un attacco esplosivo accecante. Come Atreus fa notare, seguono delle precise strategie, sono capaci di muoversi molto velocemente e di volare, a differenza degli elfi chiari che non paiono essere nemmeno dotati di ali. Dagli appunti di Atreus noteremo anche come prediligano i luoghi scuri, ed egli noterà che forse proprio per questo vogliono la luce, anche se questo punto molto probabilmente non descrive minimamente la realtà. Nel loro esercito hanno dei ranghi come noteremo più avanti, e paiono estremamente belli e rissosi anche con chi come Kratos ed Atreus non ha assolutamente nulla a che fare con la luce e il suo controllo. Non saltiamo a conclusioni dicendo che siano una razza fondata solo sulla guerra, perché sicuramente non è possibile dimostrarlo. Abbiamo solo visto un piccolo accenno nella guerra e forse vi sono dei semplici elfi non guerrieri fra le fila degli scuri quanto dei chiari. Quel che è certo affermare è che costituiranno un problema per utilizzare la luce. Sconfitti i primi elfi scuri, il vigneto si ripresenta a bloccare la strada ai nostri guerrieri. Qui Atreus dal nulla inizia ad affermare di aver sentito qualcosa, sebbene non vi sia nessuna voce udibile nei dintorni. La cosa non turba minimamente Kratos, almeno per adesso. Teniamo a mente questo dettaglio che condurrà a risvolti non poco importanti. Si giunge quindi ad una spiaggia dove notiamo quanto il vigneto possa decisamente trasformarsi in un problema. Infatti esso ha catturato una barca con un suo tentacolo e per proseguire Kratos ne avrà certamente bisogno, essendo il tempio ad Anelli raggiungibile apparentemente solo tramite il lago. Possiamo notare Sindri in lontananza e questo ci fa sollevare una questione alla quale troveremo risposta più in seguito, ovvero come fanno Brock e Sindri a viaggiare così facilmente fra i regni se per adesso non abbiamo mai visto nessuno dei due usare la sala. Ce ne occuperemo in un futuro episodio, ad ogni modo. Liberata la barca, ci si appresta a trasportarla in acqua, e nuovamente. Cosa hai detto? Niente. Davvero? Ok. Atreus continua a sentire queste voci misteriose. Un'altra volta. Non avevo idea nel corso del gioco di cosa esattamente senta Atreus. E non possiamo neanche minimamente capire da dove provengano per adesso. O tantomeno, se esistano davvero. Ma pochi secondi dopo. Eh? Io non ho detto niente. Strano, avrei giurato che. Ah! Ah! Che hai, ragazzi? Voci! Uh! Tu non le senti! Non sento niente. Mm. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano malvagie. A Quanto pare queste voci iniziano ad essere un problema ben netto. Atreus dice di aver sentito delle urla, parla di voci malvagie ed è il solo a percepirle. A Midgard non ci era mai capitato di dover affrontare un problema simile, quindi pare essere qualcosa di legato a questo regno per adesso. Possiamo fare una breve anticipazione dicendo come ad esempio anche a Muspleheim Atreus sentirà una voce provenire dalla cima della montagna e quella voce non sarà altro che una Valchiria. In questo regno le capacità di Atreus vengono messe alla prova molto più spesso, senza che esso lo desideri neppure, e questo è legato, anche se non è ancora chiaro in questo momento dell'opera, alla presenza della luce, di cui approfondiremo nei futuri episodi. Ci limitiamo a dire come la luce sia collegata ai morti e ai loro spiriti, e come questa sia la base per comprendere cosa Atreus senta. Proseguendo, notiamo due elfi chiari. E Atreus vorrebbe parlare con loro, magari per chiedere più informazioni su cosa stia accadendo esattamente, o come dirà per aiutarli se ne hanno bisogno. Kratos è di tutt'altro avviso, e non è una scelta stupida. Aiutare i prossimi è un atto nobile ed è molto maturo che Atreus lo proponga, ma aiutare sconosciuti avventatamente nel mezzo di una guerra potrebbe rivelarsi più fatale che utile, specie se di questi sconosciuti non si sa assolutamente nulla. Finalmente si giunge al lago di luce, il tempio ad anelli è posto poco lontano e si capisce bene dalla struttura perché esso venga definito tempio ad anelli. Esattamente come quando hanno dovuto risolvere un enigma per sbloccare il portone a Midgard, anche qui essendovi della magia elfica alla base, Atreus e Kratos devono risolvere un enigma per poter proseguire. Come Atreus fa notare, non vi sono rune da cui prendere spunto per la soluzione e dunque è necessario cercarne. Arrivati dunque dinanzi al Tempio ad Anelli, notiamo qualcosa di abbastanza interessante. Il ponte di luce creato tramite la magia elfica scompare per via del vigneto, che usando un suo tentacolo blocca il cristallo che ne permetteva l'esistenza. Questo tuttavia sembra essere un ordine impartito dagli Elfi Scuri. Pare abbastanza implausibile credere che il vigneto abbia di sua iniziativa chiuso proprio al momento giusto il ponte, proprio quando Grazos e Atreus si apprestavano ad attraversarlo per cercare indizi sulle rune. Il vigneto dunque forse è controllato dagli elfi scuri ed è un'arma che essi utilizzano per controllare l'accesso al Tempio ad Anelli e dunque la luce stessa. Una nuova ondata di elfi si pone dinanzi padre e figlio, ed è solo questione di tempo prima che questi finiscano come i precedenti. Rimasti soli, si ha dunque la possibilità di capire come attivare le rune, ovvero tramite i meccanismi posti alle estremità del Tempio Aranelli. Sbloccata la runa, per dargli un senso, è necessario tornare alla vasca di sabbia, e mentre ci avviamo proprio al punto di partenza, vi è algo su Fei a cui prestare una certa attenzione. Mamma era una guerriera, mi dice Silvia. Anche lei era in guerra. Più o meno. La sua famiglia fu decimata dai nemici. Sopravvisse solo lei. Divenne una guerriera. Ma la sua guerra era restare viva, sopravvivere da sola a un mondo spietato. Questo ci fa capire come Feia abbia parlato con suo marito di cosa accadde alla sua specie, ma ha omesso di dire a quale specie essa appartenesse e soprattutto chi sterminò la sua specie. Kratos sa parte della verità e certamente ha certamente avuto dei motivi ben precisi per non svelare questi importantissimi dettagli nemmeno a Kratos: per questo chiese a Sylvie e Brock di costruirle lasciate. Aveva la forza di brandire una tale arma e la saggezza per usarla a fin di bene. Lei scelse di proteggere i deboli. Atreus ha dedotto ciò dalle parole di Sindri al loro primo incontro, tuttavia nemmeno Kratos sa il vero motivo per cui chiese la costruzione di tale arma, e non di meno cos'altro Sindri e Brock abbiano costruito che abbia influenzato nettamente la loro decisione di aiutare Faye. Ma teniamo a mente qualcosa che forse emerge da questi dialoghi. Kratos afferma come Fei avesse la forza per brandire una tale arma, quindi conferendo un enorme potere all'ascio leviatano non da tutti spigionabile. Sebbene chiunque possa usare tale arma, non tutti possono brandire l'ascio leviatano usandola al meglio delle sue capacità. Se lascia Leviathan è paragonabile al martello di Thor, come ben sappiamo, ciò vuol dire che Fei ha la capacità necessaria per poter usare egregiamente un'arma paragonabile a Mjolnir, la qualcosa incredibile a dir poco e ci dovrebbe far comprendere quanto potente lei fosse. Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Tornate alla vasca di sabbia ora si è in grado di proseguire. Atreus nota come vi sia una runa elfica formata dalle colonne e si decide di tracciarla nella sabbia. Tracciala. Ah, ah. Ehi! Hey! Erano di nuovo le voci, ma erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. Log no. Che succede? Wow, guarda qua. Il tempio si apre finalmente dinanzi ai loro occhi, ma non per condurre verso un percorso, un ponte, per esempio, che lascia entrare nel tempio. Tutt'altro, le acque si smuovono e Atreus e Kratos vengono portati di sotto da quello che si rivela essere un ascensore ormai. Ma parliamo brevemente del dialogo appena avvenuto. Questo dialogo mette in mostra alcuni dei problemi causanti attrito fra Kratos e suo figlio, ovvero la netta distinzione fra i loro fini, l'altruismo eccessivo e l'egoismo più totale, dettati da ragioni diverse ma ugualmente valide. Kratos ha ovviamente tutto il suo passato alle spalle, come le sue angosce, a fungere da giustificazione per il suo atteggiamento. Atreus è un fanciullo educato dalla sua gentile madre, di cui prova a mettere in pratica gli insegnamenti, ma non di meno Atreus è più capace per doti naturali di entrare in contatto con i sofferenti e bisognosi, specie con gli animali, molto più di Kratos, e quindi sentire il dolore così vivido di una creatura lo rende molto più attento a tali questioni. Non di meno, anche l'inesperienza di Atreus ha un ruolo importante. Aiutare chiunque non è qualcosa di positivo, nessuno assicura condurrà gli effetti desiderati, specie se in questo caso, come notato più volte, vi è una guerra in mezzo. Nel corso dell'opera vedremo questi attriti fra padre e figlio diventare sempre più ingombranti, e non dovremo neanche aspettare molto per assistere a due delle scene chiave per comprendere il loro attuale rapporto. Ma andiamo avanti. Padre, sì? Le voci che sentivo non erano chiare. Ma in sottofondo sono sicuro fosse. Mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita. Atreus, basta. Mentre si accede al fossato del tempio Ananelli, Atreus fa una rivelazione incredibile. Fra le voci che sentiva, egli crede con sicurezza assoluta di aver sentito la voce di sua madre Faye. La cosa sembrerebbe assurda a chiunque perché. Cosa ci dovrebbe mai fare Fe in un posto come questo? Il suo corpo è andato cremato, ormai rimangono solo le sue ceneri, e credere che il suo spirito, che sappiamo con certezza esistere per i guerrieri, sia magicamente finito ad Alfheim senza una motivazione non ha molto senso. Sarebbe molto più sensato credere che Atreus voglia sentire la voce di sua madre fra le altre, ancora scosso per la sua scomparsa. Infatti Kratos non dona molto peso alle parole di suo figlio, considerandole solo delle fantasie. Tuttavia, mentre l'ascensore ancora deve completare il suo percorso, una nuova minaccia appare dinanzi a loro, un elfo oscuro, ma decisamente diverso dai precedenti. Sembra diverso, guarda quelle corna, dietro di me, non è un buon segno. Questo elfo sembra avere un ruolo di rilievo fra i suoi guerrieri, potendo loro comandare di attaccare Kratos e Atreus. Egli è nome che pronuncerò sicuramente male e me ne scuso, ma non ho trovato niente che mi faccia comprendere la pronuncia effettivamente corretta. Su di lui possiamo dire ben poco, ovvero che sia il re degli elfi e che nel corso del gioco pronuncerà qualcosa che renderà alquanto sospetta la figura degli elfi chiari. Probabilmente le sue corna così vistose sono un simbolo di regalità fra gli elfi scuri e voglio azzardare rifacendomi da alcune civiltà del passato che magari la capacità guerriera particolarmente spiccata risvolta a Fiorir sono un requisito fondamentale per essere il re degli elfi anche se questo non potremo mai saperlo. Egli rappresenta assieme ai suoi soldati l'ennesimo nemico da affrontare per caso Sadreus anche se non è lui a combattere direttamente per ora. Ad ogni modo siamo giunti dunque in una sezione chiave del tempio, da cui possiamo osservare meglio la luce di Alfheim e notare come il suo colore rossiccio, nel caso vi fossero stati ancora dubbi, è dovuto alla presenza del vigneto, di cui non sappiamo e non sapremo mai in effetti se sia un'arma degli elfi scuri o meno. Questa sezione del tempio è certamente piena del vigneto, come di altri tipi di piante. Queste nascondono notevolmente la sfumata bellezza del tempio che in passato deve essere stata una delle meraviglie del regno degli elfi. Le entrate rifinite in oro, l'eleganza dei corridoi, i pavimenti ben decorati secondo uno stile geometrico, sono solo alcune delle possibili notazioni da porre sul regno e mi piacerebbe poterne parlare più a fondo, ma l'architettura non è certo il mio campo. Mentre continuano ad avanzare nel Tempio, scoprendo che vi sono passaggi nascosti, gabbie contenenti nemici e notando il vigneto che ormai ha ricoperto vaste zone, il Re degli Elfi continua a cercare di eliminare questi due intrusi provenienti da chissà dove ai suoi occhi. Cogliendo Kratos in un raro momento di disattenzione, Svaltir Fjordir prende in ostaggio Atreus, mentre altri selfi bloccano Kratos, impedendogli di salvare Atreus immediatamente. L'aguato orchestrato chissà con quanta cura non fa che segnare la loro morte. La morte degli Elfi, si intende. Immediatamente Kratos usa la furia di Sparta per sbarazzarsi di questi petulanti guerrieri e riesce a ferire il re con l'ascio Leviatano. Sbarazzatosi dei guerrieri, si mette immediatamente a cercare un modo per raggiungere Kreus e non ha problemi nel trovarlo, mentre incita Teos a, a combattere, il quale per qualche motivazione riesce a tenere a bada due elfi scuri come se non la fosse. Egli smuove una parte del tempio per gettarla sui nemici e raggiungere Treus usandola come ponte svalter Svartalfjörir dunque si ripresenta, brandendo l'ascia Leviatano, dettaglio che forse dimostra le sue capacità come guerriero, anche se non sappiamo se egli sia in grado di usarla al meglio come Feo Kratos. E possiamo già anticipare che anche Atreus userà a breve l'ascia Leviatano, e ovviamente egli non è un guerriero capace di usarla al meglio. I re degli Elfi, e gli Dio della Guerra, hanno il loro primo breve scontro. Kratos riprende l'ascia immediatamente, cerca di uccidere il suo nemico colpendolo con violenza, ma quest'ultimo scappa evitando di proseguire la lotta e per prepararsi meglio ad un futuro incontro. Sistemati altri elfi scuri in men che non si dica, Kratos e Atreus si ritrovano soli dinanzi a una nuova ala del fossato, dove un volto elfico li accoglie. Ben presto arriveremo alla luce e potremo assistere a una delle migliori scene dell'opera.